Amici di Street, buonasera. Siamo veramente, come si suol dire, in mezzo ad una strada. Una strada che purtroppo è nota per un incidente accaduto nel 1976, dove perse la vita un ciclista Juan Esteban. Lui morì perché stava cercando di riportare all'interno della tappa un compagno di squadra, scivolò nella curva che vedete alle mie spalle e perse la vita. Era il 1976 e questa è Via Nuova. Siamo praticamente tra Aci Sant'Antonio e Aci Catena, nei pressi di Aci Reale. Vedete, questa è la strada, una strada che potremmo definire maledetta, come detto, dove perse la vita questo ciclista spagnolo. E noi oggi siamo qui perché, pensate, è voluto venire qua sul posto un ciclista dell'epoca, uno che corse questa semitappa del Giro d'Italia, che fece spola in questa parte di territorio. Ricordo anche che a vincere quel Giro d'Italia fu Gimondi. Ecco, in quella tappa, qua, in questo chilometro, in Via Nuova, perse la vita il corridore spagnolo Juan Manuel Antisteban. Ecco, noi siamo qui con un collega che ha seguito negli anni il Giro d'Italia in tutte le sue sfaccettature, Nunzio Currenti, che tra poco sentiremo. Stiamo aspettando anche il ciclista Simone Fraccaro, che fu corridore, diciamo che percorse questo tratto di strada e quindi la tappa del Giro d'Italia, partecipò a pieno titolo alla Corsa Rosa in quel periodo, e a lui chiederemo appunto cosa accadde, come i corridori reagirono a questo dramma che vide questo giovane spagnolo perdere la vita. Dobbiamo dire che grazie a Lussi, l'Unione Stampa Sportiva di Catania, e proprio con Nunzio Currenti, che fu uno dei suggeritori per cercare di dedicare una lapide, un ricordo a questo sfortunato ciclista. Vedete, io inquadro proprio, c'è anche la sua fotografia, era la prima tappa del Giro d'Italia e Juan Manuel perse la vita scivolando sul terreno e fu inesorabile la caduta, batté la testa contro il guardrail e perse la vita. E allora, ecco, come vi dicevo, con me Nunzio Currenti. Allora Nunzio, è sempre un momento emozionante quello di ricordare questo giovane che perse la vita qua su questa strada, però è importante sottolineare anche la voglia di non farlo dimenticare che lui si è messo in campo. Assolutamente no, Giacomo, perché ci siamo sempre detti che non è un'iniziativa che può passare in secondo piano, perché oltre ad aver stimolato l'amministrazione comunale di Aci Sant'Antonio a più riprese, abbiamo sempre trovato la porta aperta. In ultima istanza, proprio durante il Covid, fu riqualificato il monumento con un importo di 3.500 euro. La battaglia etica è stata quella di intitolare, di spingere l'amministrazione, in questo senso è venuta dietro anche in questa seconda istanza, intitolare questa strada, che è Via Nuova, proprio a Juan Manuel Santisteban. Manca solo la cerimonia inaugurale, perché sia l'amministrazione in delibera sia il prefetto hanno già intitolato questa strada Via Santisteban. L'idea di far venire Simone Fraccaro qui è una bella testimonianza di chi purtroppo quella prima semitappa del 1976 la corse. Fraccaro vinse due tappe al Giro d'Italia, nel 76 con arrivo sul Longarone e l'anno dopo. Quindi si trovava ieri in occasione della Liberty Gran Fondo a Canicattina e grazie per Paolo Figara avremo Simone Fraccaro a dare una piccola testimonianza proprio di quel giorno, di quel maledetto giorno in cui in questa curva purtroppo perse la vita Juan Manuel Santisteban.
Ecco, è importante sottolineare un aspetto, ci sono state tante tragedie nello sport negli ultimi tempi, non solo nel ciclismo ma anche nel motociclismo, insomma nelle competizioni a due e quattro ruote, però la cosa fondamentale al di là dei grandi nomi che hanno calcato palcoscenici importanti è bello ricordare un personaggio che ai più è praticamente quasi sconosciuto. Il rispetto della memoria credo che sia la grande forza della storia dello sport e di chi di fatto, come noi giornalisti dell'Unione Stampa Sportiva, portano avanti questo tipo di istanze. E, assolutamente, Juan Manuel Santisteban era un gregario, ma che ha lasciato chiaramente la vita su questo terreno. Ma Juan Manuel Santisteban, il funerale fu tenuto al Duomo di Catania, la morte fu scosse tutti e fu una morte particolare perché i ciclisti della sua squadra, i compagni di squadra non si ritirarono, continuarono a correre in memoria di Juan Manuel e poi riuscirono a vincere una tappa. Ed è il bello proprio della tragicità di questo sport. Candido Cannavò in quel Giro d'Italia ebbe il primo incarico nella Corsa Rosa e si ritrovò subito con questa delicata, dolorosa matassa. E al Giro d'Italia mi ricordo Wout Weiland, no? Che morì al Giro, ma purtroppo in Sicilia vantiamo questo record negativo perché al Giro d'Italia le morti furono due. Ravasio morì nel Giro d'Italia in una tappa che arrivava a Sciacca, cadde, ma dopo 25 giorni purtroppo perse la vita e a Sciacca è intitolata proprio Via Ravasio. Da lì poi mi scaturì l'idea, proprio perché in questa strada Via Nuova alla fine non è intitolata a nessuno, quindi abbiamo dato spunto all'amministrazione comunale, che ringrazio, Quindino Rocca, Salvo Conti, Davo Sorbello, tutti magnifici, perché oltre a essere sensibili all'istanza sono innamorati di questo sport, in particolare Salvo Conti perché lui è proprio una tradizione di famiglia. E peraltro a Sant'Antonio non quest'anno perché purtroppo l'Etna ha fatto brutto scherzo, ma praticamente considera che ospita la Coppa Sant'Antonio Abate. La Coppa Sant'Antonio Abate è una tradizione, quest'anno doveva celebrare le 40 edizioni. Benissimo, avete sentito l'amore e la partecipazione di Nunzio Currenti su quello che è il mondo del ciclismo che lui segue da diversi anni. Insomma, tutti coloro che amano questo sport l'hanno seguito e lo hanno amato con grandi campioni, voglio dire Pantani, Nibali, per citare i più conosciuti degli ultimi anni, ma ce ne sono stati anche tanti altri. Io un applauso proprio lo farei ai tanti gregari, a tutti coloro che hanno corso, si sono sacrificati per i grandi campioni, per i compagni di squadra e hanno regalato gioie e purtroppo in questo caso hanno regalato anche la vita. Vedete, il ricordo di Juan Manuel Santisteban, tragicamente perito, questo è quanto si legge nella sua lapide il 21 maggio del 1976, in occasione del 59esimo Giro Ciclistico d'Italia. Ecco, questo è un ricordo importante. ACI Sant'Antonio pose la partecipazione di un'amministrazione per questa brillante iniziativa è eccezionale e quindi noi vogliamo parlarne anche con chi fa parte di questa amministrazione comunale. Abbiamo preso subito, diciamo, l'appello di Nunzio Currenti, che si è sposata bene questa iniziativa. Chi meglio di me, che vado in bici da quando ero piccolo, da quando avevo 7-8 anni, un matto come me poteva seguire Nunzio in questa, alla fine, una bella storia, perché noi come amministrazione Rocca vogliamo ricordare sia il campione Santisteban, che tragicamente purtroppo ha perso la vita su ACI Sant'Antonio. Quindi, come ha detto già Nunzio in precedenza, abbiamo richiesto di intitolare la strada a Santisteban, che era il minimo che un comune come ACI Sant'Antonio poteva dare a un campione. Abbiamo ricevuto l'ok del prefetto, stiamo aspettando che riqualificheremo un po' la strada. Purtroppo è una strada provinciale, una strada di passaggio, però metteremo le luci e intitoleremo la strada a Santisteban. Ecco, è importante sottolineare il fatto, io lo dicevo anche perché a Street noi fotografiamo quella che è la realtà dei territori e questa strada che si chiama
ancora strada nuova, ma che sarà intitolata allo sfortunato ciclista, grazie all'impegno dell'amministrazione che ha colto al volo quella che è stata la nostra iniziativa, l'iniziativa dei giornalisti sportivi di Catania, per non dimenticare. Ecco, questa è una strada, vi faccio vedere ruotando anche la telecamera, è una strada non illuminata così come l'80% delle strade siciliane, purtroppo non si capisce perché ci sono i territori lasciati al buio, ma è una questione, penso, di costi e bisognerà fare qualche cosa per rendere fruibile queste strade, che non sono più strade periferiche ma sono strade essenziali, perché collegano per esempio anche con Acireale, vanno ad arrivare in zone turistiche della città metropolitana. Quindi, così come le strade importanti, come quelle che collegano con i grandi centri urbani, bisognerebbe anche tentare di illuminare questi territori. E questa lapide, dove vedete c'è anche un telaio di bicicletta appoggiato lì da qualcheduno, non so se da un ciclista amatoriale, per non dimenticare, è importante sottolinearlo. Ora, tra poco, come annunciato da Nunzio Currenti, sentiremo un protagonista dell'epoca, Simone Fraccaro, che partecipò, ecco, è arrivato proprio qui, lo prendo al volo e dico, e ricordare un evento di parecchi anni fa che ha sicuramente scosso tutto l'ambiente, il vostro ambiente. Beh, mi ritorna la tristezza del momento, perché a dire la verità io ero proprio stato quel giorno sfortunato, che avevo forato ed ero staccato insieme con la squadra della CAS dove c'era Sant'Istefano. In discesa ho accelerato un po' di più e loro dietro a me sono usciti di strada. È uscito di strada lui, e che strano, su questa curva qui non era così difficile. Sono rimasto un po'. Siamo rimasti tutti male quel giorno, non si voleva neanche partire la tappa pomeridiana perché era la prima semitappa, erano due semitappe. Questa che si faceva una parte dell'Etna, e non era neanche una tappa dove dire poteva essere stanco o sfinito, perché era una tappa breve. Credo sia stato prima di tutto un segno del destino, una sfortuna tremenda. Non c'era un motivo per fare un'uscita di strada così. C'era bagnato, il terreno era giù, era in buone condizioni? No, non c'era bagnato, era una giornata di sole, era una bella giornata. È stata una casualità e forse il segno del destino, uno che va a finire così, perché non c'erano spiegazioni, no. Ma tra l'altro la cronaca racconta che lui non doveva nemmeno partire per il giro, entrò proprio all'ultimo momento per sostituire un compagno. No, questo non lo so, so che partecipava con la squadra della CAS, era una squadra abbastanza forte dove in salita facevano dei numeri. Quegli anni gli spagnoli erano in discesa, avevano grosse difficoltà, non sapevano andare bene sulle discese, scalatori ma non discesisti. Però neanche questo giustifica una cosa del genere. So che ci siamo rimasti per tutto il giro un po' tutti quanti attenti e impauriti più che altro della situazione. C'era una conoscenza personale con il ciclista, lo conosceva, aveva avuto modo di dialogare con lui prima chiaramente della tragedia? No, io lo conoscevo, l'ho di vista così, perché era la prima volta che lo vedevo partecipare al Giro d'Italia. Sapevo chi era, ma non avevo avuto modo di parlare con lui, no. Conoscevo bene tutti i suoi compagni di squadra, da Galdos, Fuente, tutti i corridori che sono passati alla CAS. Lui non... Ma lei è consapevole del fatto che si dice spesso the show must go on, questo show doveva continuare, non c'era la possibilità reale di interromperlo perché c'era la perdita di una vita? Allora, quello che ho pensato io al momento era quello di fermarci, fare un attimo, un giorno di pausa, però l'organizzazione capeggiata da Toriani ha deciso che si doveva proseguire, che l'atleta avrebbe voluto così, che il suo ciclismo non si fermasse, però sono scelte che ognuno può decidere come... È logico che Toriani aveva in mano lo scettro e poteva decidere quello che voleva. Dal punto di vista mio sarebbe stato meglio fermarsi, perché la tragedia era una tragedia.
E sentiamo anche un ciclista contemporaneo, uno che ancora corre, fa mountain bike, ma ha fatto ciclismo da professionista per diversi anni e con ottime soddisfazioni. E lo ascoltiamo per dirci: è emozionante poter appendere la bicicletta al chiodo. Beh, sicuramente, appunto, proprio ieri ho fatto l'ultima gara di mountain bike a Canicattini Bagni, mio paese natale. Io ho contribuito e quindi sono stato anche collaboratore per l'ottima riuscita di questo evento, che era la prima edizione, quindi aver potuto concludere la mia carriera, l'ho sempre sognato, aver potuto concludere la mia carriera nella mia città natale è stato molto emozionante e motivo di orgoglio. Quindi ora da qui ripartiremo per nuovi obiettivi e per restituire indietro quello che il ciclismo mi ha dato da atleta fino adesso e magari in altre vesti, ecco. Allora Pierpaolo, siamo qui in un punto drammatico, diciamo, della storia del ciclismo italiano. Ecco, ma da giovane, o quantomeno relativamente giovane, che tipo di messaggio si può dare alle giovani generazioni? Perché noi stiamo parlando di un momento drammatico del ciclismo, però il ciclismo è uno sport amato da tantissima gente. Beh, sicuramente sì, è stato abbastanza toccante essere qui. Io sapevo del monumento grazie a Nunzio Currenti, perché siamo molti amici, me ne aveva parlato. Non sapevo di Simone Fraccaro, che fosse presente il giorno dell'incidente e quindi della tragedia, quindi essere qui oggi e sentire da lui le parole di quel giorno è stato veramente toccante. Io personalmente, quando correvo su strada, ho avuto due incidenti veramente difficili che ho rischiato veramente la vita, e quindi averli superati mi ha cambiato un po' la prospettiva. La sicurezza è sicuramente importante, tanto si fa, però comunque sia il ciclismo è uno sport abbastanza rischioso, non si gioca al ciclismo, ecco. Quindi sicuramente a livello di sicurezza bisogna saper lavorare sui giovani e far capire che il ciclismo è passione, è tutto, è uno sport, un hobby, può diventare un lavoro, ma c'è vita dopo il ciclismo, e quindi senza dubbio bisogna focalizzarsi sugli atleti in primis, ma anche sulla sensibilità degli automobilisti, perché io ho avuto due incidenti a causa di autovetture, quindi la sensibilità soprattutto riguardo questo punto di vista è veramente importante per far sì che non avvengano altre tragedie che purtroppo tutt'oggi succedono e sentiamo veramente spesso. Addirittura c'è stato un grande ciclista che è morto, che è stato investito mentre si allenava, cioè è stato investito e ha perso la vita, è uno che ha fatto tantissimo anche per il ciclismo italiano. Beh sì, diciamo che purtroppo se ne sentono parecchi, per professionisti ma anche per amatori, quindi per passione, uno dovrebbe comunque sia, e molte volte esce di casa e non sa nemmeno se ritorna, perché oggi andiamo tutti di fretta, corriamo e non guardiamo e non stiamo ad aspettare il prossimo. Invece si dovrebbe sensibilizzare più la cosa sotto questo punto di vista e sicuramente fare in modo che la strada sia condivisibile per tutti e far sì che appunto tutti possiamo, ognuno con i nostri obiettivi e i nostri sogni, poter viverli tranquillamente senza dover comunque sia rischiare e senza sapere di ritornare dalle proprie famiglie, ecco. Grazie e buona fortuna per il futuro. Grazie, grazie a voi. Ecco, a Street abbiamo raccontato una storia del passato sulla strada di Aci Sant'Antonio. Abbiamo voluto sentire i protagonisti anche dell'epoca, perché abbiamo ascoltato anche un ciclista che aveva vissuto in diretta la tragedia della perdita di quel giovane spagnolo che perse per fatalità, possiamo dire, così come è anche stato detto, la vita su questa strada. Ecco, noi su questa strada siamo arrivati alla fine di questo spazio di approfondimento. Come sempre io vi ringrazio per l'attenzione. Vi ricordo le nostre coordinate, che sono sempre redazione@spazionotizia.it, e poi il nostro numero telefonico, che è il 3792 24 24 20. E allora grazie come sempre per l'attenzione, appuntamento al prossimo Street. Arrivederci.